Loro, appunto, interpretando i protagonisti della profezia dell'armadillo, interpretano appunto un Zeo Calcare, un secco di 10 anni fa, almeno, quando 7-8 anni fa. E loro sono giovanissimi. Loro si riconoscono, facendo parte in realtà di una nuova generazione rispetto a quella che interpretano, si riconoscono ancora in quei personaggi, in quelle situazioni, oppure voi siete comunque diversi e quello che fate è un'altra cosa? Vado prima con Zeo Calcare. Ma ho detto che funziona questo, perfetto. E poi serve. Però mi sono perso la parte finale della cosa che stai dicendo. Cioè se ci rivolgo... Sì, se vi riconoscete voi che siete giovani, interpretate, diciamo, i personaggi della profezia dell'armadillo, ma forse voi già avete un altro tipo di sensibilità. Se vi riconoscete nei personaggi che in qualche modo andate a interpretare, sì, anche perché a livello d'età più o meno, cioè, sono un po' più grande di Pietro. Forse lui è un po' più giovane di me. Non so come la vede, io abbastanza. 25. 26 a dicembre. Okay. Però sono 91. Dicembre 91, insomma, così. 16. 12. Sì. Sì. Sagittario anch'io. Sì, sì. Io non ci credo ai segni. Però so benissimo, cioè ogni volta non leggo l'oroscopo e dico mamma mia, cazzo, ci ha preso quel soldo. E sono come in secco nel personaggio molto, perché sarà che perlomeno secco. Io mi sento un pingombo. È una relazione un po' transgenerazionale, no? Quindi in molte. Poi io sono più caldo di secco decisamente. Sì. Insomma, però ci sta un'alienazione. Effetto Larsen, questo si chiama. Ci sta un'alienazione, un personaggio di secco che magari ci sta anche in me in maniera molto più latente, pagata, insomma. No, perché adesso prendiamo la prima clip e poi la che chiediamo qualcosa. Mandate pure. So che questo film ha avuto una gestazione molto lunga, perché si è iniziato a parlare, credo, già 2-3 anni fa, eccetera, eccetera. Tu, Michele, hai partecipato alla sceneggiatura, giusto? E come hai lavorato praticamente? Sei lui, se vuoi un Oscar sostanzialmente, come vi interrelazionate nella stesura, diciamo, della sceneggiatura? Se vuoi rispondere, in realtà siamo 4 sceneggiatori, che siamo oltre a me Oscar, anche Gianni Barocco e Mario Andrea. E ci abbiamo lavorato con Annetto, se vuoi rispondere. Allora, la genesi è un po' complicata di questo film perché nasce alla fine del 2012. Valerio Mastandrea legge il libro di Michele, La protezione dell'armadillo, ne viene subito folgorato, mi chiama, ci mettiamo in contatto con Michele, che tra l'altro si conoscevano già in un sacco di amici comuni, e decidono di fare questo film. Un paio di mesi dopo Procacci legge La protezione dell'armadillo e anche lui ne rimane folgorato e decide di fare il film. Chiama Michele e Michele dice: guarda, io già ho una mezza parola con Valerio. E quindi, siccome anche Domenico e Valerio erano grandi amici, si decide di fare il film. E siamo a questo punto nel 2013. Viene coinvolto anche Pietro Martinelli, all'epoca famoso come Johnny Palomba. Quindi iniziamo a scrivere questo film nel mezzo di tutti gli impegni che Valerio e gli altri avevano, e almeno il primo anno io personalmente lo ricordo come un anno dei più divertenti che abbiamo mai passato, perché sostanzialmente ci si vedeva e si faceva tutto tranne che scrivere, ci vedevamo nei clip delle riviste su YouTube, si parlava di videogiochi, di film, e ogni tanto si buttavano giù due righe Poi le vicissitudini sono andate avanti perché sono passati gli anni, la
scrittura è stata lunga e faticosa, sempre divertente. In generale, la cosa che ci tengo a specificare è che, così come i fumetti di Zero Calcare, il protagonista di Zero Calcare è liberamente ispirato alla vita di Michele, l'idea che tutti quanti abbiamo avuto era quella di creare un protagonista che fosse liberamente ispirato ai fumetti di Zero Calcare. Quindi il grado di separazione fra il Michele Rec e il protagonista del film, che è incarnato da Simone Librati, è grandissimo. Ecco, quindi l'unica cosa che ci vorrei, che vorrei sottolineare, è che nessuno deve vedere nell'interpretazione di Simone quello che poi è la vita di Michele Rec. È un'opera di fantasia, è un'opera dove si è valutato che il linguaggio cinematografico è molto diverso da quello del fumetto, e quello del fumetto non è assolutamente vicino a quello che è la vita reale di una persona. E questo, insomma, è bene che sia chiaro a tutti. Dopodiché tutto quanto è stato messo nelle mani di Emanuele, che è stato più realista del re, nel senso che era quello che continuamente ci rinfacciava: ah, ma qui sul fumetto è scritto così, è disegnato così, perché voi avete fatto là? E quindi lui, diciamo, è diventato paradossalmente il tutore della fedeltà al fumetto. Hai fatto benissimo a specificarlo, ma devo dire che in effetti è quello che spesso, anzi quasi sempre, avviene al cinema, insomma, per cui non bisogna prendere la sceneggiatura un'altra cosa, no? Tutta Hollywood ce lo insegna, meno male che non solo quello, insomma, anche in Italia è normale che avvenga così, però in effetti quando si tratta di cose biografiche, autobiografiche, si può porre questo rischio. Io volevo chiedere a questo punto alla regista come sta andando, a che punto siamo. Provare anche a dimenticare il fumetto, Zero Calcare, sceneggiature,
ci stanno annessi a questo film, a questo periodo. Quindi cerchiamo poi di giocare, di divertirci, ecco. Con lui viene facile. Sì, sì, io ho parlato il latino, mi metto il pene secco. L'unica cosa che ho fatto è, mi ricordo, passare mezzo pomeriggio a prendere vari fumetti di Zero Calcare, a vedere soltanto Secco come ha insegnato, immaginando che potesse camminare, che potesse poi fisicamente occupare lo spazio, tutto qua, non è solo lavoro, insomma, mentirei se decisi altre cose. Ma voi per esempio frequentavate i centri sociali anche prima? O un mondo che in qualche modo vi appartiene, quello che vi raccontato, oppure? No, cioè i centri sociali sempre sì, onestamente non c'era mai stato. Cioè, stavo la prima volta quando l'avevo girato al Forte, che era proprio bellissimo. Meraviglioso in realtà. Ne avevo sentito parlare tante volte, però non c'era mai stato. E mi divertivo molto, mi ricordo quando stavo dicendo che c'erano queste occupazioni, forse gli unici momenti nella mia vita che magari potevano studiare un po' situazioni. A quelle situazioni che si creano nei centri sociali, gestivamo le lezioni, ricordo parlavamo dell'ANSA, e poi ovviamente questa lezione filmare si parlava di comunità, insomma. Però ciò parlava. Tu sì. Centri sociali è un mondo che conoscevi oppure. Sì, già a Forte c'ero stato diverse volte, ma non frequento nessun posto in particolare nella mia. Cioè non ce l'ho perché poi bisogna spostare il possibile a casa, piaccia, cioè. Frequento l'uomo vicino a casa mia. Vabbè, come spesso. Insomma, fuori Roma, cioè ci vado per lavorare, però non è che. Certo. Greg, vuoi fare un'ultima domanda? In realtà a me quello che mi ha colpito è quello di cui parlava Lucas, cioè della trasposizione del linguaggio in un altro linguaggio, cercando di mantenere lo spirito del fumetto, del comics, che penso che sia una cosa molto difficile perché tu lavori più simile al testo del fumetto. Però penso che, diciamo, che queste operazioni sono sempre belle, rischiose, però anche qua è molto fretto, cioè poi possono nascere cose importanti. Mi chiedo anche se non rivedendo il film mi è venuto qualche cosa da mettere con il fumetto, cioè se c'è stato mandato di ritorno. Nonostante la pioggia ha visto un'affluenza spaventosa e
un sacco di ospiti italiani e internazionali. Quindi diciamo è un panel di chiusura in cui cercheremo proprio di tastare il polso e di pensare, anche di discutere su quello che può essere il futuro di questo mondo, che è sempre in maggiore espansione, nelle varie forme, perché sia il mondo, diciamo, delle serie, Bonelli, eccetera, ricordo che Zio Calcare ha fatto anche un Gravuccino per Bonelli, quindi i mondi spesso e volentieri cominciano ad incontrarsi sempre di più. Grazie per essere venuti.